Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi partiamo col botto con una bella paritina di roccia viva in direzione del Blattenberg, giusto? Esatto. Dal rifugio di Scaradra, questo pezzo sembrava molto più impervio, ma non dimostra le stesse caratteristiche che dimostrava giù. A pochi appigli, diciamo, ottimi, ma ne ha molti buoni. Siamo quasi alla bocchetta, ci mancano gli ultimi 30 metri, neanche. Dai, 70 metri siamo su. Veramente spettacolo. Eccoci, arrivati. Come trattarsi bene. Madonna. Treccia fatta in casa con un po' di Nutella. Fantastico. In questo momento stiamo arginando la cresta per poter riprendere in un punto un po' più favorevole. Qua è una ganna unica, non c'è un posto in cui metti piede che non ti si storta la caviglia e fa caldo. A vedere quanto siamo scesi. Siamo di nuovo in ascesa. Ah. Su una dolce e accogliente ganna sdrucciolevole. Quasi su in cima. Ultimi 20 metri. E poi siamo in vetta. La ganna in questo punto si è fatta decisamente molto più stabile, quindi ottimo. Dai, seconda vetta conquistata. Seconda cima di giornata andata, siamo di nuovo a 3040 metri circa. Adesso ci riposeremo, ma non staremo qui molto perché siamo un pochettino tirati con la tabella di marcia e ci manca ancora il torrone di Carzora, che è proprio lì davanti e dovremo vedere un po' come approcciarlo. Sarà la vetta di giornata, quella che sfideremo maggiormente. Idea? Porta da. Devi avanzare mega tanto. E qui dentro c'è un buco. C'è un buchino là. Sì, un po' più là, ancora un po'. Aspetta. Sì. La seconda placcona là si può girare. La prima però dobbiamo farla. Ok. La seconda si può girare sull'erba tipo lì. Con quel colpo di corda mi stavi per uccidere. Let's go. Andata. Let's go. Prima arrampicata ufficiale. Beh, quella foto di vetta.
Quella non manca mai. Non manca mai. Sì, adesso scendo. Come la neve! Come la neve! Abbiamo fatto un po' di discesa, eh! Eccoci alla fine del nostro itinerario, dopo diverse ore di cammino. Purtroppo oggi non sono stato molto esplicativo durante l'uscita perché era abbastanza impegnativa e non c'erano molte occasioni, poi mi sono anche dimenticato. C'è qui Elia che ci teneva anche lui a concludere il video e giusto per chiudere il tutto in bellezza ho pensato di fare un